Appuntamento. Gossip. Ed eccoci con un nuovo appuntamento Gossip. Caro Federico, allora, cosa c'è che bolle in pentola? Allora, per quanto riguarda la rubrica Gossip, bisogna segnalare come tratta la stampa inglese la regina, futura regina, Kate Middleton. In pratica la stampa inglese insiste, è decoccio e praticamente fa una leggera velata critica, nel senso che quando comunque Kate va come rappresentante in praticamente in cerimonie, eventi, certo, si presenta, guarda caso, con delle gonne che sono prese di mira dal vento e quindi si alzano e si vedono tutte le gambe. La stampa inglese è un po' funzecchia. Sono anche bacchettoni loro. Sono bacchettoni, perché praticamente fanno così anche quando si è sposata Kate. Ecco. La sorella fu bacchettata perché non solo aveva messo lo stesso vestito della sposa, ma si vedeva anche, diciamo, le forme della mutandina. E questo la stampa inglese va a bazzicare male, sempre. Male. Per quanto riguarda un altro argomento di gossip, non si potrebbe dire, ma una notizia che non fa piacere: nella Marina Militare sono stati scoperti delle spese in eccesso che tale ammiraglio De Giorgio avrebbe, diciamo, autorizzato. Addirittura sono state riviste in eccesso, in esubero, navi come se fossero delle camere dotate di tutti i meccanismi e comfort di una spia a livello di 007. Quindi hanno scoperto che anche nella Marina Militare ci sono spese pazze, spese folli. Ecco. Per quanto riguarda un'altra notizia, dobbiamo segnalare che nel Vaticano c'è stato, si è scoperto che praticamente sono quasi tutti i cardinali ad avere degli attici su vicino al Vaticano di 300-400 metri quadri, e quindi praticamente è un vizio dei cardinali. A questo punto io mi candido come prossimo cardinale di Napoli. Ma Luca, ti aggreghi anche tu? Vuoi essere cardinale? Ti vuoi fare questo? Per avere l'attico, Avere l'attico, chiaramente. Mica per la santità. C'hai un buon stipendio, vitto alloggio e anche le comari a prezzo. Vedi, mica niente, mica pizza e fichi. No, e quello si fa parte di nascosto, perché ancora non funziona. Ci siamo arrivati, perché Papa Francesco ha fatto l'apertura della chiesa ai divorziati. Saranno catechisti e testimoni di nozze, quindi piano piano avremo anche il prete sposo. È una sorta di rivoluzione. È una rivoluzione che il Papa sta facendo. Chiaramente non può fare dall'oggi al domani tutte, certo, le modifiche. Però insomma si vede una mano, diciamo, una forte mano e di pulizia di tutte le, certo, schifezze che si fanno. Ma tu sei d'accordo con questa rivoluzione francescana? Bisogna vedere però caso per caso, per quanto, certo, riguarda i catechisti, perché bisogna un attimino valutare perché ci si è separati e se era una questione, diciamo, di motivi per cui l'uomo o la donna picchiava l'altro. Allora un attimino ci vogliono le ragioni sotto a spiegare la vicinanza alla comunione. Per quanto riguarda i testimoni di nozze, io sarei un po' forse contrario, perché a questo punto la cresima che ce la facciamo a fare? Insomma, sarebbe un attimino da ridiscutere i principi cardini delle varie tappe che raggiungono il cristianesimo. Certo. Altre notizie abbiamo che praticamente nella reggia di Caserta, devi sapere che tutti i funzionari e dipendenti della reggia si sono scoperti che avevano delle abitazioni sopra la reggia a quattro soldi di affitto. Caspita. E quindi non solo a Roma, è successo, ecco, pure a Roma, che nelle vicinanze di Campo dei Fiori erano a pochi spiccioli gli affitti. Anche a Caserta c'è questo fatto che i funzionari non hanno colpe, perché si dicono che gli affitti erano vecchi e nessuno mai ha bussato alle loro porte. Perché se no se ne cadevano bussando insomma forte. C'è tutta una discussione da fare, perché bisognerebbe andare a riposo. È un brutto vizio questo. È un brutto vizio. Io prenderei in affitto una casa alla Reggida a questo punto. Sfratterio. Con o senza Luca, non è importante che stia in una stanza a parte, cioè non disturba. No, e volevo segnalare come ultima notizia di questa rubrica il
fatto una notizia un poco, diciamo, molto divertente, tra virgolette. È stato fatto un censimento da parte della società Durex, che non so se gli amici di tutta Italia sanno che cos'è. Tu come vedo pratico. Luca è molto pratico. Infatti sul cellulare società. Sta cercando Durex. In pratica si è scoperto che Durex ha fatto un'indagine demoscopica per quanto riguarda le città capoluogo. Al primo posto abbiamo Bologna come utilizzo dei profilattici, eccetera. E al secondo posto Firenze, Napoli e nelle retrovie si usa poco. Però io vado sempre a Bologna, non so perché. Sempre a Bologna, Bologna perché si usano molto i profilani, che io dico così per non scandalizzare. Hai molti clienti, non sei mai andato a Bologna, sì. Insomma, è una notizia molto curiosa, l'abbiamo detto. Ma non vale che abbiamo stendiamo dei veli pietosi, non a forma di gomma, perché stiamo nell'argomento. E comunque la cosa, e direi che ho detto tutte le notizie e anche troppe, perché dobbiamo dare anche spazio alle altre rubriche. Se c'è qualche ultimissima pillola, un'altra rubrica che vi posso dire è che praticamente non so se gli amici seguono sempre questa vicenda Belen e Di Martino, Di Martino e Belen. Insomma, questi si dicono divorziati, poi il giorno dopo li incontriamo nel parco, Pomicioni. Allora il pubblico, insomma, che vede attaccato a questa soubrette, dice: ma questa ci è o ci fa? Cioè è sempre una scartana, come si dice, scarta e prende. Allora non sappiamo, noi non ci badiamo più di tanto, è una bella ragazza, ci mancherebbe per altro. Carità, anche la sorella Cecilia Rodriguez non è male, noi ci pigliamo tutte tutto, e due, certo. Non buttiamo niente, però devo dire la verità, un attimo di serietà non c'è, perché queste coppie non si capisce. Anche il povero Di Martino aveva lasciato la Emma Marrone, che è rimasta ammarronata. Insomma, lasciamo giudizio al pubblico, gli affezionados che prendono, e quindi direi di fare la chiosa.